Oggi vi parlo di una barca classica, rara, molto rara in Europa. Penso ce ne siano non più di due o tre esemplari in Italia almeno. È una barca che sarebbe la mia scelta nel caso mi convertissi un giorno al layout del Center Console. Parlo del Sea Craft. Sea Craft è un cantiere nato nel 1965, attivo per quasi 40 anni, anche se con diverse vicissitudini poco piacevoli a livello di proprietà, dovute a diverse difficoltà finanziarie che poi si sono avvicendate, come del resto in molti cantieri nautici a tenore familiare, degli Stati Uniti e non solo. Il punto forte, il vero trademark di una barca Sea Craft è lo scafo. Lo scafo è progettato come se fossero tre scafi impilati uno nell'altro, avendo però una stessa linea di chiglia. Da ciò emerge una dry spoppiera variabile, quindi abbiamo un settore, quello più centrale, con una dry più pronunciata, i segmenti intermedi un po' ad angolo di uscita più ampio. E infine, diciamo, le parti più esterne che fungono da supporto, che danno più portanza, soprattutto nel momento della planata, con D-Drys ancora più ampia. Quindi qui abbiamo il vantaggio di avere una D-Drys di uscita molto pronunciata, parliamo da un minimo di 20 gradi fino a un massimo di 24, a seconda dei modelli di Sea Craft ai quali ci riferiamo. In più, una superficie bagnata che si riduce drasticamente all'aumentare della velocità rispetto a qualsiasi altro tipo di design di carena. Perché in questo caso abbiamo una sorta di step longitudinali che vanno a creare un cuscino d'aria sempre più denso che mira a distaccare l'acqua che scorre sotto i piani di carena dalla carena stessa. Per cui, se da un lato abbiamo una carena molto profonda, molto pronunciata, parliamo di un'entrata a prua superiore ai 70 gradi, è altresì una barca non eccessivamente esigente dal punto di vista della potenza applicata. Infatti, era una barca che sul 20 piedi veniva addirittura commercializzata con un meno di 120 cavalli. E ricordiamo che gli americani, almeno all'epoca, non erano usi vendere barche sottomotorizzate anche nelle loro motorizzazioni di accesso. Sea Craft inoltre ha la caratteristica di avere ogni tipo di accessorio, che sia strutturale che non, con fissaggi passanti, quindi non avremo mai delle paratie, degli accessori, dei dispositivi avvitati con viti autofilettanti, ma avremo sempre dei bulloni con dado passante. Con controdado, scusate. Quindi il Sea Craft è una barca che a mio parere merita di essere riportata in auge, se non altro rispetto a esemplari magari vetusti, sicuramente vetusti, visto che è un cantiere ormai chiuso da più di di un decennio, e che meriterebbero quindi di essere riportati ai vecchi fasti, con una ristrutturazione degna del nome Sea Craft. Consideriamo che, per dare un'idea di cosa stiamo parlando, Albemarle, ai suoi albori, mutuò proprio la carena del Sea Craft 23 per progettarci su l'Albemarle 242. E siccome Albemarle è nato sin da principio con velleità qualitative molto elevate, quindi ha voluto sempre posizionarsi a un livello molto alto di qualità e di resa, in particolar modo come tenuta di mare e robustezza, quindi durata nel tempo, si è rivolta al cantiere che a mio parere all'epoca costruiva nella maniera più genuina, più solida e anche più ingegneristica, perché un design di carena di questo tipo non ha riscontri, perlomeno nella produzione di serie. Anzi, il design dello scafo Sea Craft è stato molto imitato, negli anni a venire, in produzioni custom e semi-custom. Quindi, che dire, rimane un sogno in uno dei miei cassetti, uno dei tanti sogni nautici che nutro. Non escluso che un domani riesca a trovare uno scafo, magari anche malmesso, e col tempo riesca a riportarlo alle vecchie glorie, perché Sea Craft
È un vero fisherman che ha ancora molto da insegnare a tante tante barche, anche di blasone, che popolano i nostri listini prezzi attuali.